sapori e vini ancora nel Roero, nel bel Piemonte con i grandi vini di questa terra. Siamo nella borgata Tucci del comune di Montà. Giuseppe Viglione al mio fianco, conosciuto però al mondo come Beppe. Perché poi nei paesi dove abita Giuseppe, chi è Giuseppe? Salve. Beppe. Senti, Cantina Generai, sì. Tu hai una storia di famiglia, siete una piccola realtà agricola familiare, però è una storia che ha diversi anni, già un bel po' sì. di tempo. Sì, io sono la settima generazione. E la storia inizia con un signore che si chiama Viglione Giuseppe come me ed era conciliatore in comune, veniva chiamato così il generale. Ecco. E noi che siamo la generazione successiva i generali. Hai capito? E quindi questo uomo è nato 200 anni fa. Qui si dice gli stranom, no? Quei soprannomi, ma sono comuni anche in tante altre regioni d'Italia. Vigneti, gran bei vigneti, che uva produciamo qui, Giuseppe? Allora, inizialmente era più vini uva rossa, quindi Nebbiolo e Barbera. Sì. Dagli anni fine anni 70 l'Arnese ha preso sopravvento, come è successo un po' per tutti, e oggi ci abbiamo praticamente 12 ettari vitati, okay. Di cui 4 ad Arnese. 3,5 li abbiamo invece a Barbera e il resto Nebbiolo. L'Arnese, lo ricordiamo, è quel grande bianco del Roero che ormai si trova veramente in tutto il mondo e devo dire con grande piacere che lo si trova nelle varie espressioni, mi spiego, nelle varie etichette, vuol dire che la qualità media di tanti produttori è elevata, non soltanto di pochi singoli. A che altezza siamo qua? Qui siamo dai 350 ai 170 metri di altitudine. Terreni? Terreni sono sabbiosi con delle parti di ghiaia e 30 cm sotto troviamo già del calcare, ecco. In questa zona. Nella collina di fianco troviamo addirittura delle marne e anche argilloso. Tra l'altro io ringrazio la regia attenta di Pietro Marcellino perché ci sta facendo vedere proprio il territorio che abbiamo raggiunto dall'alto, così ci rendiamo conto anche della bellezza paesaggistica delle colline del Roero. Dalla vigna alla cantina, che vini produci? Roero Arnese, due tipologie, okay. Un Bricqua Romaldo che fa la fermentazione finalmente in acciaio, il 15 lune perché sono 15 fasi lunari dalla vendemmia a quando va in commercio, fa il 20% fermentazione e affinamento 9 mesi in tonneau, doppia barrique. Poi produciamo Barbera d'Alba, una semplice e una superiore, Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d'Alba, assolutamente il nostro cavallo di battaglia Roero e Roero Riserva. Certo. Un piccolo rosé di Nebbiolo e due chicche, una è il metodo classico, ecco. Fatta con forte impronta territoriale, 50% di uva Arnese, 25% Chardonnay, 25% Pinot Nero. Un blend dunque. Un blend, okay. Millesimato, 30 mesi minimi sui lieviti. E poi ancora l'ultimo nato e un passito da uva Brachetto. Hai visto quante cose buone che producono qui in privato, a telecamere spente, però Beppe mi raccontava che la dimensione della realtà come azienda agricola è questa, è tale, deve rimanere. Cioè non abbiamo in testa di raddoppiare la produzione, no, no. È vero? No, no, no. Meglio, io ci tengo, chi mi conosce lo sa, a curare tutto. Se i trattamenti li faccio io, il trattorista sono io, il segretario sono io, mi piace curare dettagli che sono anche le nostre etichette che sono curate, il nostro packaging, il modo di servire anche il cliente e metterci con loro. Domanda di rito, ma che faccio a tutti? Mercato metà Italia estero? Sì, 50-50. Completiamo in bellezza sperando proprio che le 7 generazioni diventino 8, 9, 10, 11, 12, insomma vadano avanti e portino sempre i grandi sapori, quei grandi vini del Piemonte, come una volta, oggi e anche domani. È arrivato il momento di lasciare Beppe, dobbiamo recarci al ristorante per vedere i suoi vini, assaggiarli, abbinati ai piatti. Nel cuore della bella montagna, la Piazza Grande, abbiamo trovato questo terrazzo meraviglioso, delle sale stupende. In poche parole abbiamo trovato il ristorante Marcellin con Angelo Valsagna che ne è il titolare. Questo è un locale che da qualche anno so che va molto bene, ecco che avete un bel successo. Sì, soprattutto negli ultimi anni con il cambio di staff di cucina, ecco. Con Andrea Ferrucci a comandare la cucina del nostro ristorante, abbiamo improntato e impostato una tipologia di cucina, diciamo gourmet.
Ecco. Io sono entrato in cucina, tu non lo sapevi, ma io mi sono instillato e proprio con Andrea, il suo gruppo di lavoro, ho visto preparare questi quattro piatti meravigliosi che abbiamo sul tavolo. Mi vuoi dire che cosa ci hanno fatto qui i tuoi ragazzi? Qui partiamo da un antipasto, è la ricciola, un carpaccio di ricciola in ceviche. Sì. La ceviche è appunto questa marinatura del Sud America. In questo caso viene fatto con il cipollotto, la cipolla. Viene utilizzato un estratto di carota, un centrifugato di carota, per smorzare un attimino anche il sapore, anche abbastanza intenso, del cipollotto e della cipolla. E in questo caso qui abbiamo utilizzato il appunto un carpaccio di ricciola, un pesce molto pregiato e anche con una certa grassezza, che poi verrà abbinato una bollicina, tanto per appunto pulire un attimino il... Poi parliamo degli abbinamenti vini. Ho detto Andrea, gruppo di lavoro, qual è il cuoco, lo chef che ha preparato quel piatto, come si chiama? Christian Robles, che ha realizzato questo antipasto, appunto il carpaccio. Grazie Christian, passiamo a questo piatto, un bel risotto. Beh, risotto del Vercellese, mantecato con i piselli, una ciada croccante di amaretto e per finire una spruzzata di amaretto di Saronno, il coriandolo e il prezzemolo, tanto per assaporire. Firmato da quale chef? Gian Gregorio Bartolotta. Ah, ecco. Poi abbiamo, pensate, quello mi pare sia un diaframma. Diaframma, questa parte solitamente non più tanto utilizzata, soprattutto nelle nostre zone, ma viene utilizzata in altre zone per fare ragù. Servito con una crema di rucola, la rucola fresca, il fondo di cottura del diaframma, ed è stato realizzato dal nostro chef Andrea Ferrucci. Da Andrea. Poi c'è il dolce. Qui abbiamo presentato... come se fosse un fiore di loto, un fiore di capra, l'abbiamo intitolato così. Viene fatto con il latte di capra, una mousse di latte di capra, le meringhe, i frutti di bosco spolverati sopra e una gelatina alla menta. E questo invece l'ha firmato? Abibe. Ecco, noi siamo riusciti ad entrare nelle cucine con le telecamere, abbiamo trovato tutti i ragazzi, tutta la brigata, che hanno lavorato gentilmente per questo nostro intervento. Angelo, a questo punto velocemente abbiniamo a questi quattro piatti meravigliosi i vini generali, i vini del territorio. Allora, sull'antipasto andremo ad abbinare uno spumante Brut, che sta a 30 mesi sui lieviti. Un metodo classico. Metodo classico, esattamente. Per quanto riguarda il risotto, abbineremo un Royal Arnaise 15 lune, che fa un leggero passaggio in legno. Esattamente. Sì, bravo. Per quanto riguarda il diaframma, beh, qui siamo in zona Roero, quindi abbineremo un Roero Riserva Bricauto del 2012, se non sbaglio. Di Beppe Viglione, ricordiamolo, perché è importante. Per finire, sul fior di latte di capra, Beppe ci ha portato in anteprima ad assaggiare questo passito di brachetto che andremo ad abbinare, visto che ha detto che si sposa bene col formaggio. Abbiamo un dessert fatto con il latte di capra. Angelo, io abbraccio con grande affetto te, i tuoi ragazzi, Grazie. Il tuo locale, perché è veramente molto bello, molto elegante. So che si sta bene, e in effetti si sta bene, perciò quando venite a Monta non dimenticate di venire a trovarli. Ci fermiamo qui con Terre, Sapori e Vini. Prossimi aggiornamenti, prossimi viaggi, prossime avventure, ancora con grandi piatti e con grandi vini. Vi aspetto. Grazie.